tenteremo di fare la cucina siciliana. Sì. A novembre come PDF e a febbraio nel elettrico. È una cosa che nasce da due magistrati, Fidel e Caselli, no? E dal professor Nando dalla Chiesa, a cui io mi sono messo a disposizione, no? E per cui dai prossimi giorni cominceremo a parlare anche di questo. È una notizia enorme per me personalmente e speriamo che dia un'accelerazione al processo di rete che dovrà portare avanti in questi ultimi anni. No, con una notizia questa qui. E per Antonio è una sorpresa, no? Ma lo è anche per i miei altri amici con cui ci vedremo a settembre, nella prima metà di settembre, no? Perché io non credo che sarò il solo a mettere a disposizione di questa cosa. Dirò subito che non faremo il mio giornale, né il giornale di Antonio, né quello di Claudio, né quello di Liga, cercheremo tutti quanti di metterci a disposizione agli altri. No. Io mi auguro, e questo è quello che sarebbe bello, che questo sarà il giornale dei nuovi Corbuzzo, Claudio Fa, Liga, Milo, che io conosco, no, che sono quelli con cui ho avuto a che fare in questi anni. E quindi che Dio li benedica. Ecco, do questa notizia con grande orgoglio, e diciamo tecnicamente è una storia che nasce dal 25 luglio con una scena con questi, con Caselli, eccetera, ma anche con grande umiltà, perché nella vecchiaia uno impara quanto è insufficiente, quanto è ricevuto dagli altri, quanto diciamo, quanto è pesante questa bandiera, no? E quanto ci vorrebbero veramente dei grandi giornalisti, ecco, al posto nostro. E quindi avremo questo periodo di transizione, avremo ben 6 mesi di lenta e costruzione, no? Senza chiedere grandi aiuti, senza fare grandi cantate, ecco, noi non siamo, non facciamo le sabbianate per intenderci, no? Umilmente, come abbiamo sempre fatto. Io ritengo però molto probabile che a febbraio avremo questa roba chiamata Siciliano in Edicolo, ed è il contributo che possiamo dare, e ci auguriamo vivamente che sia incoraggiamento, sia spinta, sia rete, che attorno a questa cosa nascano veramente i mille storie, no? Ecco, i ragazzi di Milano che si faranno il loro giornale, e quelli di Napoli che andranno avanti, e i nostri qui nella Sicilia, no? È una bandiera che si rialza per tutti, no? E noi sicuramente sappiamo di non essere stati alla stessa, e meno che mai pretendiamo di essere loro, voglio dire, no? Però vogliamo e dobbiamo fare questo dono ai giovani, a quelli che eravamo noi 30 anni fa, e che ora sono questi ragazzi. Ecco, non riesco.